Ciao, è domenica e abbiamo deciso di sfruttare questa giornata di sole in cui però il tempo è un po' cambiato ed è diventato freschetto per rispondere a alcune domande. E intanto ci volevamo presentare, io sono Virginia, dietro la camera c'è Fabrizio e lei è la nostra mascotte, l'Aurora, è la nostra chihuahua. E allora, noi siamo andati a Capo Nord con questa qui, che è l'Honda NC750X, e abbiamo cominciato ad andare in motore da poco tempo, perché sono 3 anni che andiamo in motore, e abbiamo incominciato quasi per caso, diciamo. Fabrizio aveva voglia di riprendere il motore perché lui andava in moto quando era ragazzino, io non sono mai salita su un motore, non so neanche se ci ho fatto 50 metri su un cinquantino, proprio niente. È arrivato a casa da me e fa: ascolta, ma se compriamo il motore andiamo in giro insieme? Faccio: ehi, non lo so, perché io sul motore non ci sono mai salita, però proviamo, portami e andiamo a vedere. C'era un nostro amico che è Maurizio che aveva il motore e allora ci ha fatto provare e ho detto vabbè, proviamo, dai, e ha portato a casa lei. E adesso vi facciamo vedere un attimo come l'abbiamo attrezzata per andare a Capo Nord. E un'altra cosa che volevo dire è, quindi, noi abbiamo incominciato da poco, abbiamo incominciato proprio dall'inizio, non avevamo assolutamente niente, e quindi ci siamo attrezzati piano piano e cercando di limitare un attimo le spese, anche per vedere se poi ci sarebbe piaciuto come investimento, perché dovevamo proprio vedere cosa fare e cosa fare anche con il motore. Cioè, siamo gente che vuole andare a fare delle gite qui in collina. All'inizio sì, poi dopo in realtà abbiamo visto che non ci bastava arrivare fino qui sopra ai nostri passi, allora abbiamo cominciato ad allungare i giri. Li abbiamo allungati, sempre più allungati, e alla fine quest'estate Fabrizio fa: ma se andassimo a Capo Nord? Ho detto va bene, adesso vediamo come riusciamo a organizzarci e andiamo a Capo Nord. E quindi dopo abbiamo iniziato tutto il nostro allestimento con Fabrizio, che seguiva YouTube dalla mattina alla sera, si è imparato tutti i video a memoria, quelli di Francesco, proprio studiati dall'A alla Z, proprio visti e rivisti. E niente, alla fine siamo stati pronti e siamo partiti per Capo Nord. Allora, l'Honda l'abbiamo comprata da Mavi Moto a Faenza. E gli avevamo fatto una specifica richiesta, gli abbiamo chiesto una moto tranquilla per poter fare le prime esperienze appunto qui nei passi, e invece vedere se qualcuno andava a fare qualche giro, se potevamo anche seguirlo e quindi fare qualche viaggetto leggero, non troppo impegnativo all'inizio. Era totalmente originale. È totalmente originale, adesso a parte qualche modifica. Dopo i primi giri e ci è proprio venuta voglia di viaggiare e quindi abbiamo iniziato a fare le prime modifiche, le prime customizzazioni, e soprattutto seguendo i video di Francesco abbiamo incominciato da lui a vedere i primi spunti di come fare a viaggiare un pochino più comodamente, e quindi Fabrizio ha incominciato a fare le prime modifiche. Allora, le prime modifiche partono proprio dalle valigie laterali. Direi che è stata la prima cosa che abbiamo messo su in assoluto, perché incominciando a fare i primi viaggi un po' più lunghi ci servivano degli spazi, a volte anche degli spazi un po' separati. Le due valigie laterali sono perfette perché così possiamo fare valigia mia, valigia sua, o valigia solo Keyway, che così se incominciamo ad andare in dei periodi in cui incomincia a piovere possiamo mettere anche i Keyway bagnati di nuovo dentro le valigie senza bagnare il resto. E quindi abbiamo incominciato anche a vedere un po' come spostare le cose, vestiti e magari Keyway bagnati. Dopodiché la prima cosa fondamentale è stata la graticola copiata assolutamente da Francesco. È comodissima perché ha molta superficie e quindi ci stanno benissimo le valigie che abbiamo preso, sia quella da 90 litri che quella da 60 litri. E la graticola ha di bello che è stata pensata anche per il passeggero, e infatti vi faccio notare il mio cuscino, che sono praticamente tutte le mie dita,
è un cuscino molto morbido che serve apposta per qualsiasi cosa della serie, che se lui prende un buco che magari non abbiamo visto, oppure attraversiamo un passaggio a livello che non ero stata troppo attenta, almeno non do la schienata. Ed è anche molto comoda comunque per appoggiare la valigia, perché ha molta più superficie rispetto al baule. Allora, all'inizio avevamo preso il bauletto, solo che creava moltissima turbolenza. Questo ce ne siamo accorti soprattutto la prima gita a Marmolada, che andare in su tra l'autostrada e un po' più di turbolenza proprio come vento nei monti, abbiamo trovato che era non troppo semplice da portare in giro la moto più le valigie. E quindi il bauletto dopo l'ha sostituito con la graticola, che sta più bassa e quindi in autostrada crea meno turbolenza, ma anche se prendi delle giornate parecchio ventose comunque dà meno fastidio a chi guida. Allora, la graticola ce la siamo fatta fare su misura da Luca Costa, che è il fabbro qui di Castel Bolognese. E che ha preso tutte le misure che Fabrizio gli ha indicato, che sono sempre quelle di Francesco, e l'hanno realizzata loro in una mattina. E poi, sempre da Luca, abbiamo fatto anche il portacupolino, che è stato modificato anche questo per alzare un po' il cupolino e per sistemare anche il GPS. Per gli amanti della NC, questi sono i fori originali e questi sono i nuovi fori. Praticamente l'abbiamo alzato di 2,5 cm e l'abbiamo inclinato verso l'anteriore di 2 cm, così il vento passa praticamente sopra al nostro casco. Tutto acciaio, compreso il supporto e la graticola, e ci stanno due GPS. Come avete visto nei video, ci sono due porta GPS che sono poi due porta telefoni per i telefoni cellulari. Io uso Google. Qui si può vedere il distanziale, più piccolo sotto e più grande sopra. Sotto è 1,5 cm, sopra 2 cm. È difficile farlo perché è rotondo, quindi ricreare i fori non è facilissimo. Porta telefono è impermeabile. C'è una guarnizione al suo interno. Quindi anche con gli acquazzoni l'acqua non è mai entrata. Ne avevo due semplicemente perché uno cercavo di guardare che il GPS non mi portasse verso la Svezia, ma che mi facesse sempre fare la costa, o che non modificasse in base al traffico, perché Google ce l'ha questo vizio di modificare la strada senza avvisarti. Due telefoni, ero più tranquillo. Poi se allo stesso tempo avevo bisogno di telefonare o fare qualcosa, avevo uno che mi rimaneva sempre fisso sulla cartina e uno che potevo farci quello che mi pareva. Allora, qui c'è tutta l'attrezzatura emergenza o manutenzione moto. C'è il compressore, il grasso che abbiamo utilizzato abbondantemente, e poi adesso iniziamo a tirare fuori e vi facciamo vedere cosa c'è in questo scomparto del nostro motore, in cui non c'è il serbatoio, perché nell'NC qui non c'è il serbatoio, ma è lo spazio che si può utilizzare per mettere il casco, e noi invece l'abbiamo riempito di attrezzi che adesso, quando li tiriamo fuori, diventa un'officina. Del materiale che era tutto dentro il vano portacasco, che per fortuna c'era, perché ha evitato che dovessimo aggiungere delle borse, e perché è veramente uno spazio molto capiente. Allora, c'è l'avviatore che fa anche da power bank e fa anche da torcia in caso di necessità, e secondo le istruzioni ci sono 20 avviamenti, però non l'abbiamo mai usato in realtà.
Poi c'è la chiave inglese, che l'abbiamo portata dietro questa qui per sicurezza, perché è quella per tirare la catena. E poi abbiamo un sacco di brugole, e ci sono le chiavi inglesi, sia quelle originali Honda sia delle altre che abbiamo preso per sicurezza. Questo straccio l'abbiamo preso perché ce l'hanno indicato per legare il motore sui traghetti. Che allora, se ci fosse stato il mare mosso e avessimo dovuto legarlo proprio per bene, e magari per evitare quindi che si rovinasse la sella per gli scossoni o cose così, ci avevano detto di portarci lo straccio da mettere sulla sella a protezione, in modo che quando tiravamo le cinghie non si rovinasse nulla. Poi c'è il kit di pronto soccorso. Poi c'è questo qui che è il kit di bussole. La particolarità semplicemente è questa cosa qui che gli ha messo lui attorno, sempre per evitare che le cose si muovessero dentro quel vano lì, e quindi gli ha fatto questa cosa qui. Qui dentro ci sono moltissimi attrezzi, guanti che possono essere utilizzati sia se devi fare dei lavori, ma anche per la pioggia, nel caso avessimo preso troppa pioggia e magari lui aveva problemi con le mani, che però anche lì abbiamo risolto invece dopo con un paio di guanti tecnici. C'è il kit antiforatura, delle fascette, poi i cavi e l'elastico per tirare delle cose o per fissare delle cose, se mai si rompesse qualcosa. Allora, chi ci ha fatto il cuscino, che è un tappezziere, sempre qui di Castel Bolognese, ci ha fatto anche la sella, l'abbiamo un po' rifatta per aumentare un po' il cuscino, e poi ce l'ha fatta a rombi anche per respirare un po' meglio, per far respirare un po' meglio le nostre ciabatte che dovevano stare tante ore sul motore. E quindi i cuscini sono tutti stati rifatti proprio per aumentare un po' la comodità. Abbiamo portato in officina, ha fatto il cambio olio, il cambio freni e il cambio liquido del radiatore. Sina Stivari, che è qui a Riolo Terme, e gli ha fatto il cambio gomme, ha messo le Scorpion Trail 2. Poi, facendo tutti i nostri giri di prova, praticamente ci siamo accorti che in notturna facevamo un po' fatica a vedere, e quindi abbiamo aggiunto il telaio e i faretti per vedere un po' meglio al buio. E in realtà anche per sicurezza, perché abbiamo visto che comunque chi montava questi faretti veniva visto molto meglio dalle macchine in notturna, quindi questo sì, è stato sia per vedere noi sia per farci vedere, quindi per essere un po' più sicuri. Poi abbiamo fatto anche un giro nelle Dolomiti con un nostro amico, e avendo così tanto spazio abbiamo detto vabbè dai, proviamo a caricarti anche un po' di cose, anche perché lui invece aveva meno spazio per caricare. E così noi invece quel giorno lì l'abbiamo caricata moltissimo, e ci siamo accorti che in autostrada andava bene, ma nelle curve invece Fabrizio aveva qualche problema nella guida, rimbalzava, giusto? Ok, gli rimbalzava un po', e quindi abbiamo cambiato anche il mono ammortizzatore, che invece è quello quindi dell'African Pain. Allora, la graticola è appoggiata sui braccetti del bauletto, è fissata lì, quindi non è servito qualcos'altro per fissarla, è proprio fissata sui braccetti del bauletto. I borsoni che abbiamo caricato sono quello da 90 litri e quello da 60 litri, e li abbiamo fissati con gli elastici, con i ganci che si fissano poi nel mio schienale, perché ci sono dei fori qui sotto
che servono apposta per fissare quei ganci. Il bello di questi borsoni è anche che si fissano tra di loro tramite questi agganci e quindi insomma rimangono molto più compatti tutti gli spostamenti, ma anche ho visto anche Fabrizio a volte li tirava giù insieme. Poi nel borsone giallo ci abbiamo messo tutte le imbottiture, quello che noi avevamo pensato che magari fino a un certo punto non ci sarebbe servito, da un certo punto della Norvegia in più in su ci sarebbero servite le imbottiture invernali, e quindi abbiamo pensato di dividere le due cose in modo da essere anche un po' più pronti, metti, arriviamo, c'è uno sbalzo di temperatura importante, sappiamo che tutte le imbottiture sono qui e possiamo andare direttamente qui. Poi non è stato necessario, meglio per noi, però insomma questo borsone qui quando siamo partiti era necessario. E il borsone sotto invece è quello con tutto il nostro cambio, roba estiva anche qui e roba un po' più invernale, sempre divisa all'interno di contenitori di stoffa che abbiamo preso apposta per la divisione delle valigie, sono proprio quelli da divisione da valigia da viaggio, e in modo anche qui da avere sempre le nostre cose divise, ordinate, e sapere che se prendi una determinata sacca c'è dentro quello che ti serve, il beauty, le cose che magari si usavano in albergo, le ciabatte, questo era tutto qui dentro. I due borsoni sono impermeabili, hanno retto direi benissimo, hanno una valvola per lo sfiato e quindi si riducono molto, si arrotolano, esce tutta l'aria e quindi si riducono molto e diventano molto compatti. Questo borsone qui è della Givi, quest'altro abbiamo comprato su Amazon per 50 euro, però alla fine l'acqua è entrata in quello nero perché è un giorno che diluviava molto e non nel giallo. Beh, abbiamo pensato anche che fosse per il fatto che il nero sta sotto e magari si è depositata più acqua rispetto al giallo che sta sopra e quindi l'acqua scorre via comunque. Questa è la nostra valigia laterale. Nelle valigie laterali noi teniamo anche la valigia interna per la valigia laterale, che è molto utile specialmente per proteggere il contenuto dall'acqua. Una volta ci è capitato che è entrata l'acqua proprio nella valigia della Givi e invece col fatto che avevamo questa valigia qui interna non ha bagnato niente dentro. Dentro queste valigie qui normalmente teniamo i keyway, e per andare a Capo Nord appunto abbiamo tenuto i keyway e teniamo anche le cose di prima necessità che magari ci possono servire o essere a portata di mano, tipo l'acqua. Io ad esempio lo riempio sempre perché in realtà ho il cambio guanti, il cambio collo, una felpa in più oppure un giubbottino in più, quello di Fabrizio è quasi vuoto perché lui non ha freddo, il mio invece viene aperto praticamente tutte le volte che ci fermiamo, che tra cambio guanti, cambio collo oppure metti il collo, quello un po' più pesante, così lo cambio, questa qui normalmente la riempio. E poi ci siamo accorti che magari potevamo anche caricare in un modo diverso certe cose, però adesso noi siamo andati là così e qui normalmente lo usiamo proprio anche per le nostre gite qui attorno per i keyway, e così siamo un po' più comodi proprio per le cose bagnate, quando si bagnano le possiamo anche mettere dentro che tanto non bagnano altri vestiti che magari dopo dobbiamo usare. Allora, avrete sicuramente notato questo cavo qui che è perennemente attorcigliato attorno al mio schienale, e è un lucchetto con un cavo da 1,5 metri, è un cavo in acciaio abbastanza spesso, questo normalmente noi lo utilizziamo per fissare i caschi e per anche infilare del nostro vestiario, perché praticamente siamo stati a fare una gita in Toscana l'anno scorso e c'erano 40 gradi, quindi noi questo cavo qui lo infiliamo normalmente dentro i caschi e mettiamo i nostri caschi o qui sulla graticola o qua sul sedile. Se siamo in più persone, perché a volte ci è capitato anche di uscire con altre persone che non avevano il bauletto, li infiliamo proprio tutti a corona qui attorno e risulta molto utile. In più vi dico, in Toscana con 40 gradi, quando noi ci fermavamo per andare a fare
le nostre visite ai paesini, infilavamo tutti i vestiti qui dentro, in modo che, dai, non è buttare il vestito sopra il motore, perché abbiamo visto molte persone che mettevano proprio il vestito sopra il motore, al massimo la retina con i gancetti. Qui erano infilati e se proprio uno ti deve fare un danno ci deve provare un pochino più intensamente, dai, non è esattamente così facile. Poi giriamo anche sempre con un altro cavetto che ha lì invece la combinazione a numeri. Quello in questo momento non ce l'ho, che invece è quello che utilizziamo per da girare attorno ai borsoni e passano anche nei passanti dei borsoni, e lì serve per fermare un pochino i borsoni. Anche lì, se dobbiamo andare a fare una visita e non abbiamo la possibilità di staccare i borsoni, normalmente stiamo un po' all'occhio anche di avere sotto controllo la moto, ma se proprio non è possibile, almeno leghi un pochino i borsoni e non li lasci proprio così solo con i gancetti elastici. Allora, questo è uno dei nostri caschi, anche questo è un acquisto che abbiamo fatto in previsione anche di andare a Capo Nord. Il nostro primo casco erano sempre una coppia di caschi uguali, gialli modulari, che si tiravano su, solo che dopo Fabrizio aveva problemi con la pinna che stava su, che si sentiva un po' tirare dal vento, e erano molto rumorosi, insomma, e ci davano anche parecchio fastidio alla testa. Quindi siamo andati da Capo Nord, abbiamo deciso di comprare questi qui, abbiamo speso sui 400 euro. E ovviamente sono omologati e hanno le varie prese d'aria e hanno la doppia visiera, e questa qui per andare a Capo Nord è necessaria perché ci sono degli sbalzi di temperatura tra andare dal mare fino su in cima ai passi e poi tornare giù verso il mare, in cui ti si può appannare facilmente la visiera. Nel casco noi abbiamo applicato gli Interfoni Midland, con cui ci troviamo molto bene sempre, perché permettono varie cose, hanno varie funzioni. Ad esempio Fabrizio ascolta la musica, io invece ascolto magari altre cose che dal mio cellulare. Ci permette di parlare tra di noi semplicemente, senza dover toccare il tastino tutte le volte, che avevamo prima anche qui un interfono iniziale, diciamo, quindi un po' più semplice, tutte le volte dovevamo cliccare. Invece qui basta che tu inizi a parlare e ti permette di parlare. In più ti permette anche di rimanere sia in collegamento con l'altro passeggero, ma ti permette anche di rimanere in costante collegamento anche col cellulare, metti che ti arrivi una chiamata così. E comunque sono caschi molto comodi. Questi in realtà si aprono in questo modo qui, quindi la mentoniera viene dietro e a Fabrizio non dà fastidio con l'aria, che non sente appunto la pinna che invece lo tira via. E poi a Fabrizio dà fastidio anche tenersi perennemente chiuso, quindi lascia la mentoniera sempre tirata indietro in modo da avere l'aria che gli passa un po' più da sotto. Io invece, che sono esattamente l'opposto, sto sempre chiusa, però quando magari arriviamo in un paesino o andiamo un po' più piano, magari ho la possibilità anch'io di tirare indietro un attimo la mentoniera. La visione anche ci è piaciuta moltissimo di questo casco qui, perché ci siamo accorti a passare dall'altro casco che noi avevamo una visione molto ristretta, che qui abbiamo una visione periferica invece molto buona, e quindi anche per Fabrizio per guidare è molto più comodo, specialmente quando sei in autostrada e hai la terza corsia, che a volte non vedi benissimo le macchine che arrivano. Invece con questo qui riusciamo a vederle molto bene. E anche qui la visierina interna, quella per parare il sole, e è molto comoda anche questa, sempre perché appunto passare dal mare ai monti e di nuovo al mare, hai dei cambi di luce molto improvvisi. In più Fabrizio ha anche un paio di occhiali da sole, che quelli gliel'ho consigliati io, che sono quelli con le lenti che si scuriscono da sole, perché lui ha gli occhi chiari e quindi i cambi di luce li soffre moltissimo.
e con quelli lì più questo qui riesce a pararsi dal sole un po' meglio. E questi caschi qui sono stati molto comodi, sono ancora molto comodi, però adesso che fermiamo la moto probabilmente li mandiamo un attimo in assistenza, perché è 3 anni che li abbiamo e incominciano a essere un po' secche le guarnizioni. Allora abbiamo visto che nelle ultime uscite è entrata qualche gocciolina d'acqua, allora abbiamo pensato adesso li mandiamo in assistenza, così dopo ritorneranno a posto. Per il resto sono veramente molto comodi. I caschi sono della Exotech modello Scorpion e noi siamo andati molto bene con questi. Infatti li abbiamo attaccato al nostro divisivino di Capo Nord, così adesso se ci trovate in giro e vedete questo adesivino qui sapete che siamo noi. Invece per il prossimo viaggio, che sarà, passeremo dalla Francia, questi qui sono già riflettenti, ha già anche le carte riflettenti per la Francia, anche nella mentoniera ha delle parti gialle, e che adesso questa ormai si è sbiadita, in assistenza mi hanno detto che me la cambieranno, però le parti gialle sono riflettenti anche quelle e ce le cambieranno al per il prossimo viaggio, che punteremo al nord della Francia. Allora, per quanto riguarda i guanti, la cosa più tecnica sono questi, sono i guanti di Fabrizio che ha comprato sempre a 50 euro. Sono dei guanti che sono 4 stagioni e praticamente questi è andato poco prima di partire, perché si è un attimo preoccupato per l'acqua il giorno prima per l'acqua che stavano prendendo altri ragazzi che erano partiti subito prima di noi, e quindi ha detto: io aspetto un attimo che vado a cercare un paio di guanti tecnici, perché noi siamo partiti con dei guanti semplicissimi. Infatti abbiamo tutti e due i guanti estivi in cui passa l'aria tranquillamente, però per l'estate 40 gradi perfetti. Allora è corso a Capo Nord, è andato a prendere questi guanti qui che sono Capo Nord a Faenza, è vero, il negozio. E questi sono dei 4 stagioni impermeabili e a lui sudano le mani perché ha sempre molto caldo, e quindi questi qui sono andati benissimo, hanno la protezione che praticamente gli permette di stare appoggiato anche molte ore senza dargli troppo fastidio alla mano, hanno la plastichina che serve apposta per il touch dei cellulari, e considerato che aveva 2 cellulari è stato molto utile, la protezione sempre, però gli ha permesso di guidare anche sotto l'acqua senza problemi e senza avere il problema delle mani che gli sudano, perché come guanti invernale che abbiamo tutti e due, noi abbiamo questi qui comprati sempre su Amazon all'inizio e sono quelli che io ho portato a Capo Nord perché tengono caldo, solo che Fabrizio mentre guida sotto la pioggia, se mette questo dentro la protezione antiacqua, lui suda troppo, dopo esce che ha le mani tutte mangiate. Io invece dietro da passeggera, appunto, che non devo fare un granché, devono solo tenermi caldo, questi vado benissimo. Se in più sopra ci va anche la protezione dell'antiacqua, proprio sono in una botte di ferro. Poi Fabrizio porta questa fascia qui che serve per sostenergli un po' la schiena. Allora, ci sono state varie discussioni, serve o non serve. Secondo noi è importante, perché comunque quando stai molte ore sopra il motore magari non dai botte, non succede niente, però senti che sei un pochino più sostenuto. Io invece ho l'intera corazza con però sempre questa parte qui, quindi lui la corazza non la vuole mettere e mette solo la lombare, io invece ho la corazza più la lombare, e anch'io devo dire che mi trovo molto bene, cioè a fine giornata anche se sei stato 8 ore in motore non ti senti la schiena indolenzita. Abbiamo tutti e due i sottocaschi, lui più nero, i miei sono un pochino più colorati, ma vabbè. Comprati anche questi su Amazon, sono dello stesso materiale
delle termiche, quindi si asciugano molto velocemente. Li mettiamo un po' per praticità, un po' perché se sudi hai la possibilità di cambiarlo, quello che dicevo, che io dopo qua dentro riempio e metto anche un cambio di questi. Un po' ti salva anche il casco, perché appunto sono una protezione tra i tuoi capelli e il casco, quindi anche se sudi non vai a sudare proprio dentro al casco. Se si bagna lo puoi cambiare, ti protegge il collo sempre dall'aria, e quindi noi questi qui li mettiamo sempre, sia d'estate che d'inverno, anche a Capo Nord sono venuti, e oltre alle cose impermeabili, però quelli lì ti permettono di stare anche bene dentro al casco. Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento, Fabrizio va perennemente in giro con questi pantaloni qui, dell'X-Pro, sono quelli che utilizza per tutti i nostri viaggi un po' più lunghi, a lui bastano questi, senza imbottitura, hanno dentro la loro retina che serve per evitare che ti si incollino addosso, sono molto semplici, anche l'apertura non è larghissima, però a lui basta questa per avere un po' più d'aria quando è troppo caldo, e anche perché lui non ha particolari problemi di gambe e quindi si è sempre trovato bene con questi. Sono non del tutto impermeabili, ma un po' d'acqua le tengono, e quindi lui usa sempre questi perché appunto si è sempre trovato molto bene. Poi fino a metà della Norvegia lui ha utilizzato il giacchetto estivo, anche questo comprato su Amazon. È un giacchetto tutto traforato con le protezioni già inserite, quelle più leggerine, e lui ha sempre utilizzato questo sempre perché non è freddoloso e noi non abbiamo preso un tempo particolarmente freddo. Al massimo verso sera c'è l'inserto, quello impermeabile antivento, che l'ha utilizzato appunto verso sera quando si faceva un po' più fresco, oppure quando abbiamo fatto tardi per arrivare in hotel, magari lo inseriva e arrivava senza avere freddo. Poi lui si porta anche sempre dietro questo qui, che invece è del Decathlon, e è uno smanicato, anche questo lo portiamo sempre dietro perché lui non ha freddo alle braccia, ha freddo solo al petto, e quindi gli serve come protezione perché è uno di quei giacchetti della Decathlon che si usano anche per andare a correre, o c'è chi lo usa molto per andare a lavorare, che ti protegge dal vento, quindi ti tiene caldo addosso, e lui ha bastato questo tipo di vestiario qui fino a metà della Norvegia. Da metà della Norvegia in poi invece ha tirato fuori anche lui il suo giubbotto invernale, che è nero, quindi mette sempre fuori un giacchino di quelli catarifrangenti, perché insomma alla visibilità ci teniamo moltissimo. Questo invece è bello imbottito, tiene caldo, ha già la sua protezione interna, e di solito lui come protezioni lascia quelle del giubbotto, e questo qui l'ha utilizzato invece per tutta la parte più alta della Norvegia. Ha tutte le varie tasche che si possono aprire per aumentare l'aerazione, e quindi lui normalmente si giostra queste tasche qui per avere un po' più o un po' meno d'aria. E dopodiché, quando siamo tornati a scendere, ha ritirato fuori questo qua tutto traforato, perché appunto lui non è freddoloso per niente, e noi abbiamo veramente beccato un bellissimo tempo. E al massimo varie volte, anche quando portava questo e anche quando eravamo vestiti un po' più leggeri, magari avevamo sempre gli antipioggia addosso perché pioveva molto o la mattina o la sera. Quindi abbiamo anche girato poi molto con gli antipioggia, quindi forse anche quello che per molto tempo non abbiamo dovuto utilizzare l'abbigliamento invernale, perché comunque l'antipioggia tiene molto anche il vento, e quindi siamo andati molto bene. Cioè dopo se ti mettevi magari una cosa così e l'antipioggia iniziava a sudare, invece noi rimanevamo un pochino più leggeri, così con l'antipioggia sopra stavamo caldi lo stesso, quando ci fermavamo riuscivamo a svestirci un po' più velocemente e evitare di sudare. Normalmente sotto l'abbigliamento da moto noi teniamo
Tutte le cose da sport, tutte la termica poi leggera per la prima parte della Norvegia, anche lì che era quella magari a maniche corte, e invece le termiche un pochino più rinforzate per la parte alta. Poi Fabrizio tiene sempre il costume sotto i pantaloni, perché il costume anche lì si asciuga velocemente e evita lo sfregamento con le parti della tuta da moto e soprattutto le pieghe sotto il sedere, perché praticamente il costume rimane un po' più lungo sulla gamba e quindi riesce a non fare le pieghe sotto al sedere, che sono quelle che poi dopo ti danno fastidio quando sei in sella. E io invece normalmente utilizzo un paio di panta. Per questo viaggio qui in realtà avevo preso anche le panta da ciclista, perché avevo detto dai, un cuscino in più non mi fa male, e quindi 2 o 3 volte ho sfoderato le panta da ciclista, specialmente quando dovevamo fare dei 1000 km alla volta, ero un po' più comoda, e anche lì sono un po' più lunghe, quindi non mi si arricciano e eviti appunto di farti gli scorticoni sotto al sedere. E invece facciamo l'abbigliamento della zavorrina, che non so se da voi è più un problema, da noi quella che crea più problemi sono io. Quindi, allora, in realtà mi aveva fatto un gran terrorismo, perché appunto abbiamo seguito vari video di YouTube prima di partire. È freddo, è freddissimo, è super freddo, io sono una che soffre il freddo in una maniera terribile, e quindi sono partita che avevo un'ansia di morire di freddo che non ve lo potete immaginare. Allora, io sono andata invece a Imola da Well Up e ho preso questa tuta qui, che è del Alike. Allora, questa tuta qui è stata ragionata un bel po'. Ci sono andata con la mia amica, la mia migliore amica, perché anche lei fa dei viaggi e ha i genitori che vanno molto in viaggio, quindi abbiamo studiato tutte le tute anche a buon mercato, devo dire, non è che proprio volevamo spendere veramente delle migliaia di euro, quindi abbiamo cercato una marca un po' meno costosa che però ci permettesse di fare all'incirca tutto quello che fanno le marche più costose. Poi ovviamente i materiali potranno essere più scarsi, però in realtà io vi dico che la mia recensione su questa tuta qui è fantastica. Allora, primo problema della zavorrina normalmente sono le gambe, perché a me bruciano le gambe d'estate, cioè io d'estate vado giù di testa se mi bruciano le gambe. Andavamo in un posto dove sarebbe stato molto freddo e partivamo però da qui a 40 gradi, quindi per me è stato proprio un problema che dovevo risolvere. Partire da qui a 40 gradi, non morire, quindi non farmi venire queste specie di caldane alle gambe, e arrivare invece dove sarebbe stato freddissimo e riuscire a coprirmi. Abbiamo preso quindi questi pantaloni qui nella tuta Like, che hanno varie aperture, l'apertura sotto dal polpaccio, questo qui che è l'apertura dalla gamba che permette una completa apertura, e io qui è tutto retato. Queste qui si infilano nel ginocchio praticamente e tu non le senti, quindi io sono partita a 40 gradi completamente con una tuta estiva praticamente. Qui è tutto retato, qua è retato, e il mio pantalone interno anche qui è retato. Adesso c'è già l'antivento, perché adesso stiamo girando e ho già dentro l'antivento, ma era tutto retato senza niente. L'antivento l'avevo tolto. C'è anche il suo piumino per le gambe interno, e anche questo invece era nel borsone giallo. Sia l'antivento che il piumino erano tutti nel borsone giallo, che avevano detto che li avremmo utilizzati più in alto per coprirci. Stessa cosa con la giacca. Questa giacca qui per me è favolosa, sempre perché mi ha permesso di partire a 40 gradi completamente svestita, perché avevo la parte retata qui, la schiena si apre completamente anche qui, c'è tutto lo strappo e rimango completamente scoperta, e senza l'antivento dentro,
questa è tutta traforata e quindi è molto fresca d'estate. Dopodiché metto l'antivento, metto anche qui il piumino interno e sono riuscita ad affrontare la Norvegia senza problemi. Poi rimane sempre il fatto che noi abbiamo beccato una bellissima temperatura. Sempre per il terrorismo che mi era stato fatto per il freddo della Norvegia, in realtà il suo piumino interno l'ho sostituito e l'ho preso sempre da Well Up a Imola, e questo qui invece è il piumino che si riscalda. Qui si inserisce nella tasca interna la power bank e io dall'esterno ho il pulsantino per la temperatura. Posso mettere una temperatura bassa, una temperatura media, una temperatura alta o spegnerlo. In realtà l'unica cosa che ho fatto in Finlandia è stato prendere il piumino e mettermelo e basta. In pratica non l'ho mai utilizzato al pieno delle sue funzionalità in Norvegia. Poi ci ho provato a casa perché dovevo assolutamente provarlo, è diventato il mio piumino di lezione da poter usare sempre perché così rimango sempre calda. Fabrizio invece, per quanto riguarda il piumino, che era sempre nel borsone giallo, aveva quello del Decathlon, perché lui appunto, non avendo problemi col freddo o col caldo, metteva semplicemente il piumino del Decathlon, anche se questo qui è quello che tiene fino a meno 5. Consigliato da ZZ Father, che ha fatto il viaggio in Spagna e prima di partire aveva paura del freddo e si è messo, è andato al Decathlon a comprare questo piumino, ci ha dormito in tenda, che era anche parecchio freddo, cioè se andate a vedere nel suo canale, e lì sono corso subito a comprarlo al Decathlon. E devo dire che in realtà l'ha comprato anche per me questo qui ed è veramente molto caldo. Solo io vi dico, non ho avuto il coraggio di fidarmi fino in Norvegia, ho detto vabbè, ascolta, prendo quello che posso anche accendere proprio il riscaldamento, metti che sia freddissimo, non voglio congelare. Però in realtà io questo qui l'ho utilizzato anch'io per girare qui attorno e sono andata sempre benissimo, perché alla fine questo qui l'ho comprato proprio all'ultimo, quasi prima di partire. Allora, questi sono i nostri stivali e qui devo dire che siamo stati molto bravi a trovarli a poco prezzo. Nel senso che a furia appunto di cercare su Amazon, a cercare nei vari posti, io alla fine mi sono iscritta anche a Vinted e sono andata a cercare gli stivali in Gore-Tex per tutti e due, e devo dire che abbiamo speso veramente poco ma siamo andati veramente molto bene. Cioè sono degli stivali in Gore-Tex, anche qui ho chiesto quando li stavo acquistando come erano messi, se avevano tutte le cerniere funzionanti, perché normalmente su Vinted la cosa più rotta sono le cerniere, e gli avevo chiesto se erano senza buchi, mi era stato assicurato che erano senza buchi, dalle foto sembrava una buona pelle, quindi ci ho provato, li ho comprati sia per me che per lui, ho speso all'incirca sui 30 euro mi sembra i suoi, 40 i miei. Che oltretutto volevo anche scrivere alla tipa che me li ha venduti, perché non mi ha voluto fare lo sconto che gli avevo chiesto di 5 euro, ma ci aveva ragione perché mi ha detto no, assolutamente sono perfetti, non è entrata una goccia d'acqua, perché anche qui avevamo già fatto varie prove, siamo state le 5 terre, siamo tornati a casa che eravamo annegati. E io avevo un paio di stivali normali, lui aveva le scarpe da moto, siamo tornati a casa che non vi dico, l'acqua ovunque. E quindi dopo ci siamo attrezzati con questi favolosi stivali in Gore-Tex, i miei dell'Alpine Star, i suoi della Dainese, sì, della Dainese, perfetti. E poi l'antipioggia invece è sempre della Pro, quindi della di Amazon, dell'X Pro di Amazon. Allora, questi antipioggia qui noi siamo andati benissimo da quando li abbiamo comprati. Allora, è vero che sempre ZZ Father ci ha insegnato che appena viene giù una gocciolina di pioggia noi ci fermiamo, ci vestiamo e dopo ci si pensa, che appunto invece all'inizio quando siamo andati alle Cinque Terre ci abbiamo prima pensato, quando eravamo fradici ci siamo messi l'antipioggia e non aveva più senso. Allora, gli antipioggia dell'X-Pro secondo me funzionano molto bene, sono sigillati bene sia alla caviglia che sia al polso. Per
me sono comodissimi anche come guanti, cioè Fabrizio ha preso i guanti antipioggia, quelli lì che vi dicevo, 4 stagioni, perché appunto ha bisogno di guidare, ha bisogno di essere comodi. Il guanto invece dell'antipioggia qui è quella monopola, e per me è molto comodo perché anche quando faccio le riprese lascio il mio guanto, quello che invece è antifreddo, dentro la manopola e loro mi rimangono a penzoloni sulle braccia. Quindi metti e cava in Norvegia, specialmente quando attaccava a piovere e poi smetteva di piovere, avevo la possibilità di cavarmi il guanto anche velocemente senza dover andarlo a incastrare da qualche parte, rimane lì appeso e io avevo la possibilità di continuare a usare la telecamera. E per il resto abbiamo utilizzato anche i salvacollo invece in Gore-Tex, sempre perché dalle esperienze pregresse l'acqua bisogna che vada via, e quindi bisogna che noi mettiamo praticamente questi salvacollo in Gore-Tex in modo che l'acqua ci scivoli via, e in questo modo non ti entra, perché praticamente il casco convoglia molto l'acqua sul collo e quello lì in Gore-Tex spinge via l'acqua e praticamente non entra. Quindi noi con tutta l'attrezzatura da pioggia siamo andati molto bene. L'ultima borsa impermeabile che avevamo lasciato indietro era questa qui, che è da 15 litri, semplicissima, però la teniamo dentro il borsone per metterci le cose sporche in modo che non puzzino tutta la valigia in pratica. E anche questa si sigilla e poi dopo niente, è impermeabile, quindi ovviamente tutto, sia se hai bagnato i vestiti, sia se insomma ci sono un po' di odori anche per i calzini e quant'altro, rimane tutto chiuso qui dentro e non vai ad appestare tutta la borsa. Questa qui la utilizziamo anche normalmente anche per i telli, per i costumi, quando tipo andiamo al mare, quindi è proprio impermeabile. E poi ce la possiamo anche tranquillamente portare in giro perché è a tracolla. E allora, la cosa bella della Norvegia è che riesci a lavare tutto e ad asciugare tutto nel giro di una notte. Quindi niente, noi cerchiamo sempre di ridurre i bagagli, di ridurre il più possibile il vestiario. Lo stesso anche per il giro in Norvegia, abbiamo portato dietro troppa roba. Poi è vero che ci sono sempre dubbi, se fosse stato freddo hai ragione, però in realtà cosa succede? Che fino a metà della Norvegia noi abbiamo consumato tutto il nostro vestiario. Quando siamo arrivati a Bergen abbiamo lavato tutto, perché nel City Box, in quell'hotel lì, c'era la lavanderia che potevi usufruirne quando volevi. Quindi lì io ho preso tutti i nostri vestiti, abbiamo fatto la nostra lavatrice, la nostra asciugatrice nel giro di andare fuori a mangiare, tornare in albergo avevamo già tutto asciutto. E da lì in poi invece tutte le sere io prendevo i nostri vestiti, li lavavo, avevo dietro il sapone di Marsiglia, li lavavo sotto al lavandino. Ed è la questione del fatto che si dice in Norvegia non ci si bagna, allora è abbastanza strana come cosa, praticamente tu lavi tutto la sera, la mattina è tutto asciutto anche se non c'è un termosifone acceso, è molto secco, l'aria è molto secca, all'inizio noi ci siamo rimasti anche un po' spaesati, o comunque abbiamo visto che era una cosa che da noi non succede, anche quando piove ti cadono tutte le goccioline addosso e tu vedi le goccioline sul casco che rimangono ferme lì, non fanno come da noi che scorrono e bagnano. Quindi praticamente anche tutte le volte che ci fermavamo in Norvegia aveva appena piovuto, smetteva di piovere e tu eri completamente asciutto. E questo vale fino a metà della Svezia anche, quindi su Norvegia, Norvegia del Nord, fino a metà della Svezia. Dopo, da lì in poi, ti tocca invece tornare a lavare le cose normalmente e avere un termosifone, perché sennò non asciughi niente. Invece quel pezzo lì in alto è bello anche per quello, perché in realtà lì noi non abbiamo più utilizzato vestiario, perché te mettevi le cose la mattina, le lavavo la sera, la mattina erano di nuovo asciutte, ma completamente asciutte, non rimani umido, proprio asciutto. E quindi questa è stata una cosa molto comoda.
E all'inizio anche il primo acquastone è stato bello perché appunto eravamo già lì in Norvegia, stavamo andando ad Oslo mi sembra, e ci siamo accorti che i camion alzavano l'acqua e l'acqua non ci arrivava addosso. E eravamo totalmente bagnati, arriviamo dentro Oslo, l'acqua aveva appena smesso di piovere ed eravamo completamente asciutti. Lì abbiamo detto, urca, è vero che l'acqua non bagna? Poi non è vero che non bagna, però insomma si asciuga veramente molto velocemente. Facciamo una piccola recensione sulla moto, veloce veloce. Nostre considerazioni, viaggiatori neofiti, tutto quello che vogliamo. La moto, se hai i giorni contati, la sfrutti parecchio e cominci a sentire la mancanza di cavalli, perché comunque ha 55 cavalli. Devi fare delle modifiche se vuoi fare dei viaggi lunghi in breve tempo. Noi lavoriamo tutte e due, quindi il tempo è quel che è, però vogliamo viaggiare. E nell'andare avanti, nel futuro, vorremmo intraprendere viaggi molto, molto più lontani, però il tempo è sempre breve. Ma è un po' un problema di tutti, vedo. Forse cambieremo la moto, ma un po' ci piange il cuore solo per un fatto di cavalli, perché 50 cavalli, 55 cavalli vengono sfruttati veramente tutti quando carichi e ci trovi del vento frontale e ti accorgi che come abbiamo trovato noi a Capo Nord. Vedevi chi aveva le Africa Twin, Suzuki, qualsiasi marca, non solo GS, perché GS sì, adesso vabbè, andiamo fuori anche noi con DGS, stiamo lì con loro, tanto è sempre quello che hai voglia di fare te che ti porta a fare le cose. Però giustamente, come ho detto anche con lei, ho detto secondo me ci conviene guardare a un 1000, un qualcosa con più cavalli, perché sennò rischiamo di cuocerlo. E poi motore Honda, non ha avuto nessunissimo problema, siamo tornati a casa, la moto perfetta, gli abbiamo fatto solo il cambio olio, cambio gomme, perché le gomme davanti magari faceva ancora qualche chilometro, ma dietro era arrivata. Mavi ci aveva detto che dovevamo preoccuparci solo di metterci della benzina. Solo della benzina, aveva ragione. È una moto che devi preoccuparti di farci le manutenzioni prima di partire, ovviamente non puoi partire come viene, cioè un viaggio di 10.000 km, noi abbiamo fatto 10.138 tagliando via 1.000 km che non abbiamo rifatto la Danimarca, ma abbiamo preso un traghetto dalla Danimarca alla Germania, abbiamo cavato via quei 1.000 km che tanto le avevamo già fatti a andare su verso Capo Nord, perché fino a Capo Nord volevamo fare tutto via terra, poi è logico, qualche traghetto l'abbiamo dovuto prendere, sennò sì, era impossibile andare avanti. Beh, l'abbiamo preso anche come panoramica, perché alla fine quando sei in traghetto vedi bene il panorama, sei un po' più calmo. Sì, ma poi cioè, se devo andare in Norvegia e fare tutto via traghetti, vado a Porto Corsini e prendo il traghetto lì, mi guardo il mare dal traghetto. Invece un nostro amico ci ha consigliato di fare tutte le strade più interne che potevamo fare, infatti saltavano fuori dei panorami pazzeschi. Mi hanno trovato le cascate. Non c'è autostrada, la stanno costruendo. La strada però molto bella. Molto bella, asfaltata bene, larga, l'asfalto è molto ruvido e quindi se piove vai da dire, non te ne accorgi neanche che sta piovendo, la moto continua. Poi è anche vero, ci vuole esperienza, non è che domani mattina compri la moto e parti e vai a Capo Nord. Poi se uno lo vuole fare e ha il fisico e il carattere per farlo, per me lo può fare anche domani mattina, perché tutto sta sempre in quello che hai voglia di fare. Sì. Da pensare bene però le gomme, perché le comunque gomme sono da provare. Tutta curve, sì. Non c'è, allora appunto l'autostrada, se la becchi ne becchi dei piccolissimi pezzi e poi vi dicevamo è da fare abbastanza lentamente, invece la curva, te sei sempre in curva, perché è come andare sempre tutto il giorno in dei passi di montagna su e giù, perché veramente vai dal mare in cima alla montagna e torni al mare. Quindi e giri sempre a sinistra, fai una curva a destra e poi giri sempre a sinistra, quindi quello che solleciti molto di più è la parte sinistra della gomma. Noi abbiamo chiamato Officine Stivari, che tanto era una giornata
lavorativa, l'abbiamo chiamato, gli ho chiesto un consiglio, perché mi stavo mangiando la parte sinistra, perché questa moto, come dicono in tutte le recensioni, scalina le gomme. Il problema è che quando le scalina se le mangia. E lui ci ha dato il consiglio di metterle al massimo della pressione, che tanto comunque le temperature che erano là non ci avrebbero dato noia. E alle gomme, infatti, noi l'abbiamo gonfiata, non si è più mangiata la gomma. Noi la Scorpion Trail, da fare i passi qua di montagna, è molto dura, senti meno l'affidabilità. Poi noi giriamo sempre di in due, però le Diablo senti che la moto è un po' più incollata a terra, però da fare dei chilometri, questi 10.000 chilometri le ha fatte ed ero neanche forse un millimetro ancora dal tampone, solo che si erano spiattellate sia davanti che dietro a fare tutta quell'autostrada, e in fretta e furia, con poi in Germania dopo era caldo e quindi le gomme le abbiamo buttate via, ma avevamo già contato di buttarle via. Di certo le TCK70, che tanti ne parlano, sicuramente era una gomma che a quest'ora ce l'avevo ancora, però io mi sono fidato di lui, ho fatto quello che mi ha detto lui e sono andato benissimo. Poi dopo tanti dicevano che non c'era un distributore, invece ogni 30 km c'è un distributore, che non è neanche un distributore, autogrill, c'è un meccanico, gommista, autogrill puoi comprare qualsiasi cosa, dall'elettronica al mangiare, al vestiario. Abbiamo visto che gli autogrill sono veramente molto attrezzati, anche perché loro pensano sempre che il loro turista è un camperista. Certo. Quindi tu puoi andare in questi autogrill che sono totalmente attrezzati e fare tutto. Cioè, noi volevamo tenere controllata la pressione delle gomme, la tenevi controllata, ma lì accanto c'era anche il meccanico. E poi ci avevano anche detto che non avremmo trovato invece molti benzinai. E invece io dopo avevo comprato semplicemente su Amazon delle tanichine per 5 euro da 1,5 litri l'una, che è quelle che nei video si vede, qualcuno me l'ha anche chiesto. Sono due tanichine di benzina, perché avendo questa moto fa veramente tanti chilometri con 10 litri di benzina, ho detto vabbè, se proprio sfilo un distributore che non ci penso in quel momento. Avevo anche il serbatoio piccolo. No, è che è questa moto che è creata. Ah. Se sfilo un distributore e non mi accorgo di essere a metà del serbatoio, se devo fare 300 km sono rovinato. Massimo riuscivo a fare, ho fatto anche dei 300 km perché lì hai 60 km orari e quindi consumava niente. Però avevo paura di questa cosa, invece è logico, come si vede un distributore e se è a metà serbatoio bisogna far benzina, cioè non bisogna rischiare, anche perché magari ti infili su in un passo, ci dai anche un po' più di gas e bevi un po' più del solito. Le tanichine me le potevo risparmiare. Dopo aver spiegato un po' quello che è la situazione, moto, abbigliamento, attrezzatura, poi se avete delle altre domande le potete fare tranquillamente. Noi abbiamo sempre dormito in albergo, non abbiamo mai pensato di fare tendate, anche perché io la tenda non la sopporto, e mangiato durante il giorno si mangia in questi autogrill quando ci si ferma a fare benzina, anche perché noi ogni 2 ore ci fermiamo, un po' per fare benzina, un po' per riposarci, abbiamo un'autonomia di 2 ore. Beh, in questi autogrill non abbiamo speso tantissimo per il mangiare. Noi normalmente spendevamo di più la sera perché cercavamo un ristorante, ma durante il giorno in questi autogrill trovi tutto, perché sono un po' stile americano, quindi c'è dal dolce al salato, normalmente c'è l'hamburger e l'hot dog ovunque. E quindi poi io e lui siamo abbastanza amanti di hamburger hot dog, e quindi noi pranzi normalmente e anche alcune colazioni, anche se normalmente la colazione la trovavamo in albergo, però quando è capitato che non la trovassimo abbiamo sempre fatto lì. Sì, dopo del resto comunque sì, ci siamo trattati bene, però era anche un viaggio che non si può, cioè non puoi pensare di andare alla Sperindio, come abbiamo trovato italiani che sono partiti alla Sperindio e gli abbiamo dovuto anche dare una mano.
Sì, è vero. Ah, poi noi gli alberghi li avevamo prenotati da casa fino al quarto giorno con Booking. Sì. Invece, dopo, quando siamo arrivati in Norvegia, abbiamo incominciato a prenotarli 2 giorni prima, giusto perché così, il giorno prima, perché sapevamo qual era la tratta che volevamo fare. Avevamo fatto questo conto qui perché se beccavamo pioggia costante, cercavamo di fermarci almeno un giorno in più, perché così guardavamo se passava la perturbazione. Poi abbiamo beccato 20 gradi di continui, pochi sbalzi di temperatura. L'unica volta è stata la tempesta proprio da capo nord di vento 130 km/h, e lì la moto è stata bravissima. Potevamo fermarci, ma io con una tromba d'aria così, visto che una signora ci aveva detto l'altra volta è partita, ha preso il volo una roulotte, io là non ci volevo rimanere, mi volevo tornare a casa. Ecco, se possiamo dare un consiglio, controllate bene come avete distribuito il peso e se la moto vi potrebbe fare o no da vela, perché tipo noi abbiamo beccato praticamente sempre solo del vento. E quindi dopo abbiamo incominciato a ragionare, ma se avessimo messo i vestiti nelle borse laterali per aumentare il peso. Però non è vento come si becca quando si va nei passi qui, esatto, ai 60 km, cioè lì si parliamo di vento 100, 130, 100, 90, cioè parliamo, è sempre frontale, trasversale dalla parte di destra, continuo, infatti un po' male al collo, ma era venuto. E poi dopo si è calmato nel tornare a casa. Allora, il video invece l'abbiamo fatto un po' con l'attrezzatura che avevamo. Cioè, a me piace normalmente fare delle foto, diciamo, un po' di qualità adesso. E quindi il mio cellulare è un Redmi Note 9 Plus, mi sembra, e l'avevo scelto apposta per il tipo di fotocamera, e direi che il mio cellulare se l'è cavata abbastanza bene. È vero che qualche video sembra che sia onde, ma vi dico che tenere fermo il cellulare con quel vento lì, a volte c'era una scena secondo me che da vedere da fuori faceva ridere, perché io mi mettevo il telefono appoggiato al casco per fare un'inquadratura un po' più ferma, perché se io lo tenevo in mano, anche tenuto con entrambe le mani, non riuscivo a stare ferma. Quindi anche la canna con la stecca con la telecamera, che è una, esatto, Sony, anche quella. Quella è, allora, questo è il mio cellulare, e poi il mio cellulare, se vedete nei vari video, è anche sempre attaccato al collo, perché così era più semplice tirarlo su e tirarlo giù, insomma. E poi mi sono divertita anche a fare varie storie su Instagram, e per tenere aggiornati un po' tutti, perché in realtà quando siamo partiti anche i nostri genitori ci avevano detto, ma ci chiamate, ce lo dite se state bene, e noi abbiamo detto, ascoltate, voi guardate Instagram così sapete sempre se stiamo bene. Infatti ogni tanto dicevo, se non vi rispondo, perché c'era mia mamma magari che diceva, Virgi, ma state bene? Sì, non vi ho risposto perché c'era la pioggia. Invece l'altra telecamera che abbiamo utilizzato è la Sony. È una Sony vecchia, perché io ce l'ho da quando facevo l'università, quindi stiamo parlando di 10 anni fa, quindi è una Sony di più di 10 anni, però ultimamente avevo comprato un'altra telecamerina, vi dico senza nome perché non mi ricordo assolutamente come si chiama, su Amazon, perché il mio ragionamento era stato, vabbè, è una telecamera di nuova generazione, anche se non costa tantissimo, qualcosa di meglio farà. No. La Sony è quella del terzo episodio, quando facciamo i ponti, che oltretutto poi stando attaccata sopra il caschi non ti accorgi se si sporca il vetro avanti, perché ha la sua custodia anti pioggia, sì. Non te ne accorgi, quindi infatti si vede nel video man mano che andiamo avanti che si attaccano tutti i moscerini, sì. Insetti, però non potevamo buttare via quelle immagini lo stesso, anche se non era venuto bellissimo. Non mette a fuoco benissimo, alla fine abbiamo optato, sì, per gli ultimi video che stiamo facendo, e li stiamo facendo anche per fare dare informazioni, cioè anche informazioni nei nostri passi, nelle nostre gite,
ma allo stesso tempo anche per fare delle prove e esperienza, perché come tutte le cose, come andare in motore, noi abbiamo un percorso, anche solo per prima di andare via, abbiamo percorso l'anno scorso 30.000 km, quest'anno 20, poi siamo andati a Capo Nord, il primo anno ne avevamo fatti solo 10.000, però come in tutte le cose bisogna allenarsi, bisogna far pratica, chiedere, osservare chi è più esperto di te. Io seguo Francesco Cuccioletta, ZZ Father, Fabri Rock, vabbè, quello è un matto, a me piacerebbe fare dei viaggi come lui, 2000 km alla botta, però lo fa con delle moto da solo, e con delle moto, una era la Goldwing, una era l'Africa, e comunque provandole senti anche la differenza di queste moto confronto a questa. Poi questa è una moto che consuma pochissimo, abbiamo speso di benzina all'incirca 1500 euro su 10.000 km e niente, però abbiamo dovuto fare le sue modifiche, però per i viaggi futuri bisogna cambiarlo. Poi noi qui abbiamo il DCT, e il DCT su questa cavalleria qui aiuta tanto, fa sembrare già una moto da 70 cavalli, invece cambio manuale saresti molto più lento, la moto renderebbe molto meno, invece il DCT su queste cose ti aiuta tanto, anche sul carico. Poi sì, bisogna imparare ad usarlo, non è facile subito, perché io i primi giorni gliela volevo riportare indietro, poi dopo mi ha aiutato, mi ha fatto capire come usarlo, e da lì, una volta che l'ho imparato, qui ci sono altre due moto a cambio manuale, ma quando vado via con questo proprio mi rilasso, anche andare a fare due pieghe con gli amici qui nelle colline, nei nostri passi tosco-emiliani. Se volete anche seguirci su Instagram, normalmente su Instagram mettiamo anche la giornata proprio in cui stiamo andando a fare una gita, e lì di solito mettiamo le storie, quindi è un po' più immediato. Poi ultimamente appunto stiamo caricando invece tutte le storie di Instagram e le mescoliamo con i video della Sony, e quindi dopo diventano i nostri video di YouTube. Per qualsiasi domanda scriveteci pure nei commenti o scriveteci in direct su Instagram, non c'è problema, rispondiamo a tutti con i tempi, perché ogni tanto non le vediamo subito, però cerchiamo di rispondere a tutti, quindi fateci pure delle domande che siamo più che felici di rispondere. Allora, grazie a tutti di averci seguito. E questo sarà il nostro video pippone, come dice Francesco, però dai, speriamo di avervi spiegato un po' di cose, perché qualche domanda ce l'avevate fatta, alcune avevamo rimandato appunto tutto a questo video, quindi è stato un po' lungo, però dai, speriamo che sia utile per tutti quelli che vogliono andare fino a Capo Nord, perché varie persone ci hanno detto che vogliono andarci, noi ve lo auguriamo perché è veramente un bellissimo viaggio. Quindi andateci assolutamente, e niente, speriamo di non avervi annoiato troppo. Chi è ancora sveglio, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.